Hai 10 secondi per lasciare like a questo video e iscriverti al canale con la campanella se vuoi ottenere tutte le skin su Fortnite gratis. Lascia like a questo video se ami tua mamma, se non lasci like a questo video non la ami, quindi lascia like a questo video. Sto regalando skin nello shop a tutte le persone che lasciano like al video e che si iscrivono al canale con la campanella. Inoltre commentate nei commenti con il vostro ID di Epic per vincere V-Buck e skin totalmente gratis. Inoltre c'è un'estrazione, in questo caso per vincere un account di Fortnite totalmente gratis. L'importante è lasciare like a questo video, iscriversi al canale con la campanella e condividere questo video con 5 amici e commentare. E benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come ottenere tutte le skin di Fortnite dalla season 1 alla season 7 gratuitamente nel vostro account di Fortnite. Mi raccomando, lasciate like a questo video, iscrivetevi al canale e partiamo subito con questo glitch veramente veramente molto semplice. Quindi, come prima cosa, iniziamo subito. Dovete selezionare, come vedete, in questo caso queste impostazioni che ho io, quindi come vedete regione Europa. Successivamente, una volta fatto, andiamo qui, come vedete, nel nostro armadietto e dovremo in questo caso azzerare tutto. Quindi dovremo mettere come skin la no skin. Successivamente dovremo cambiare tutto, quindi dovremo mettere tutto default. Inoltre la lingua inglese decidete voi se metterla, è un gusto personale, in questo caso l'ho messa perché mi piaceva tenere il gioco con la lingua inglese, poi decidete voi comunque se lasciare la lingua inglese oppure cambiarla. Comunque, raga, questo glitch è veramente veramente molto semplice da eseguire, accessibile per tutte le piattaforme PS4, Xbox One, PC, Mobile e Switch, quindi per tutte le piattaforme, quindi fatelo ora prima che l'Epic Games lo patcha, quindi rapidissimi. Inoltre condividete questo video con tutti i vostri amici, lasciate like e iscrivetevi prima di iniziare con il glitch, raga, mi raccomando, è importantissimo perché è probabile che se no il glitch non vi funzioni, quindi fatelo prima. Quindi, come vedete, ora dovete selezionare, come vedete, tutte le cose default. In questo caso, come vedete, il piccone default, che in questo caso vi dà l'Epic Games all'inizio. Inoltre, come vedete, questo deltaplano gratuito che mi ha regalato in questo caso l'Epic Games. È tutto, come vedete, da zero, anche le coperture. I balletti non c'entrano nulla, quindi cambiate solo le cose basic, le cose principali e successivamente le coperture. Quindi, come vedete, togliete tutte le coperture. Create il vostro personaggio proprio come se fosse un no skin, un noob, quindi togliete tutte le cose che avete su Fortnite, come vedete, ecco qua, perché vi servirà per questo glitch, così almeno l'Epic Games vi regalerà in questo caso tutte le skin, ok? Una volta fatto dovremo, come vedete, andare in una partita in singolo, in Battle Royale, come vedete, qua mettiamo triangolo, come vedete, per avviare comunque, raga, come funziona il glitch. Voi dovete fare questi passaggi qui. Successivamente l'Epic Games deciderà se in questo caso darvi le skin oppure no. Comunque la maggior parte delle volte in questo caso le dà, quindi da tutte queste skin. Comunque bisogna testarlo, quindi provatelo anche voi, se no, se non vi va la prima volta, provate a farlo più volte comunque, perché è un glitch veramente veramente comunque che delle volte funziona, delle volte no. Per esempio delle persone ha funzionato, delle altre no, quindi provatelo anche voi. Se non funziona a voi, condividetelo con i vostri amici e fatelo fare anche a loro, ok? Comunque, come vedete, eccoci qua. Abbiamo avviato in questo caso la partita. Come vedete qui il server. Comunque, ok. Una volta che saremo all'interno, cosa dovete fare? Veramente veramente semplice. Una volta che sarete all'interno della lobby di gioco, cosa dovete fare? Dovete casseggiare, comunque dovete in questo caso stare un po' impartito, ok? Quindi come vedete eccoci qua, quindi tranquillissimi, intanto dovremo attendere il timer, come vedete che in questo caso si avvia la partita. Comunque intanto dovete andare, come vedete, in giro, ok? Così almeno in questo caso l'Epic Games vedrà che in questo caso noi abbiamo giocato anche comunque qualche partita, comunque anche se siete con un nuovo account, comunque fate almeno una partita, ok? Quindi su Fortnite. E ora cosa dovremo fare? Ora, appena comunque, appena arriveremo qui sopra la mappa, dovremo buttarci giù. Quindi in questo caso schiacciamo X per jumpare, come vedete qua, jumpiamoci giù e andiamo in una città. Quindi mi raccomando, andate in una città proprio con un nome, in questo caso una città grande, come vedete in questo caso Sludge Swamp, come vedete una delle città tra cui sono spawnato io, una tra le prime città che trovate, però è importantissimo che sia una città registrata, quindi che abbia
un nome. Da quanto ho visto, regala questo glitch inglese, dice questo, che dovete, come vedete, buttarvi in una di queste, ok? Una volta che saremo qui, come vedete, eccoci qua, ci buttiamo, come vedete, eccoci qua, e ora dovremo comunque giocare un po', quindi fino a quando non ci ucciderà qualcuno dovremo giocare, quindi non vale, attenzione, suicidarsi oppure abbandonare, quindi dovete farvi o ammazzare da qualcuno oppure comunque farvi ammazzare da qualcuno oppure fate victory, quindi una delle due, perché se no, raga, in questo caso non vi funzionerà, ok? Quindi come vedete, in questo caso ci facciamo uccidere da questo, perfetto, ok? Ora cosa dovremo fare? Dovremo schiacciare subito option e quittare, quindi rapidissimi, raga, dopo che ci ha ucciso dovremo abbandonare subito la partita contemporaneamente, ok? Prima che ci passerà in questo caso al giocatore successivo, ok? Quindi dovete fare questo passaggio qui veramente, veramente velocemente, quindi siate rapidi in quel passaggio lì. Comunque, una volta che in questo caso saremo abbandonati, in questo caso avremo abbandonato la partita, cosa dovrete fare? Ok, fate molta molta attenzione ora perché siamo nelle parti finali, in questo caso di questo bug, glitch, come lo volete chiamare, siamo nella parte finale. Vedete ora cosa dovremo fare? Vedete, una volta che ritorneremo qui nella lobby, dovremo andare su option, andiamo su reporting barra feedback, ora andiamo su, vedete, reporting a bug, quindi reporta un bug. Dovremo andare qui, vedete, in questa sezione qui, vedete, eccola qui, e poi andiamo qui, my cosmetics is not appearing, ok? Ora accettiamo, vedete, questo messaggio qui, quindi schiacciamo quadrato, e come vedete, raga, questo glitch qui è finito, quindi vedete, veramente, veramente molto, molto semplice. Ora l'Epic Games deciderà se in questo caso darvi tutte le skin oppure no. Mi raccomando, raga, iscrivetevi attivando la campanellina per rimanere aggiornati. Inoltre, ogni giorno regalo skin, balletti e picconi e deltaplani a tutte le persone che sono iscritte al mio canale, quindi fatelo ora. Inoltre, lasciate like a questo video. Per un prossimo glitch arriviamo almeno a 250 like, quindi condividete al massimo e commentate nei commenti con il vostro ID di Epic Games. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.